ci ha garantito appunto che verrà fatto il decreto, siamo molto soddisfatti di questo. Ci ha garantito che ci saranno 7 miliardi immediatamente disponibili per i pagamenti alle imprese e questo è un fatto molto molto rilevante. Una parte servirà anche a cofinanziare i progetti europei di questi 7 miliardi, quindi siamo felici di questo, credo vada nella direzione giusta. No, siamo assolutamente convinti che questa sia la strada giusta. Adesso tecnicamente alcuni aspetti, alcune parole andranno corrette, adattate per permettere questi pagamenti di essere effettuati al più presto possibile, quindi siamo soddisfatti, credo sia una vittoria di tutte le imprese, i sindacati, i lavoratori che insieme ai comuni hanno fatto questa battaglia per i pagamenti. Quindi, ma la copertura c'è? La copertura, ripeto, per i nostri soldi c'è, non ci sono problemi di copertura per i nostri soldi, non c'è nessun dubbio. Il secondo elemento di positivo dell'incontro di oggi è che abbiamo ottenuto che la TARES venga, come dire, pagata solamente all'ultima rata, i comuni potranno utilizzare per i pagamenti della raccolta rifiuti le vecchie modalità fino all'ultima rata e quindi non avremo problemi di liquidità e di rifiuti per strada come avevamo denunciato, perché il governo ha accettato di poter applicare la TARES solamente all'ultima quota a novembre e dicembre, dove vi sarà presente la sovrattassa che lo Stato incassa. Quindi i cittadini pagheranno gli 0,30 centesimi direttamente allo Stato, i 30 centesimi scusate direttamente allo Stato e non ai comuni, ma allo Stato, e sarà chiara che l'aliquota è un'aliquota statale della TARES.